sono persone che fanno mestieri davvero singolari o più semplicemente che sono in pochi a svolgere. Guardiamo insieme di che cosa si tratta. Io quando ero piccolo non avevo la forza, non avevo il fisico, non avevo l'esperienza, non avevo l'istruzione, mi mancavano tutte queste cose, però una cosa che avevo era la grande volontà, questa non mi è mancata mai. Io ragazzi, ragazzi che succede? Dai, go, one, two. È sulle pendici dell'Etna che questi ragazzi, sotto la guida di Domenico, hanno trovato il luogo ideale per praticare l'MMA. Ovvero Mixed Martial Arts, una disciplina composta da un insieme di arti marziali e tecniche di combattimento. Il fattore altitudine mi farà perdere il fiato praticamente subito, per questo è importante allenarsi in quota. Facciamo un po' di riscaldamento, dopodiché passiamo alla fase attrezzi, dopodiché passiamo un'altra fase dove faremo degli scatti della corsa, ok? Yo, pronti? Yo, let's go! Vai, forza, spingi, forza! Quello che gli sto facendo fare oggi ai ragazzi è un allenamento con una minore intensità rispetto a quella normale, visto l'altitudine, che comunque porterà dei benefici maggiori agli atleti per quanto riguarda sia fiato che resistenza. I miei atleti sono tutti dei ragazzi con diverse esperienze, studenti, c'è il ragazzo che lavora, c'è chi vuole scaricare lo stress, c'è la ragazzina che va in discoteca, un po' tutti, è un mix age, io direi, però sono tutti affiatati e sono tutti come dei figli per me. La prima cosa è rilassare la mente per poter far lavorare il corpo al meglio. Quando noi abbiamo la mente rilassata tutto va meglio, quando siamo rilassati tutto va meglio. In qualsiasi cosa, se hai la tranquillità, riesci a performare al meglio. Quindi io voglio dare ai miei ragazzi la tranquillità necessaria per poter affrontare un duro allenamento col sorriso sul labbro. Go. Boys! Stop! Let's go! Andiamo a fare un po' di attrezzi. Forza, forza, forza! Su! Ho cominciato a lavorare a 14 anni per esigenze economiche. Ci è voluta molta forza e un po' di incoscienza. Catania in quegli anni era un posto dove era difficile trovare spazio. Si doveva inventare qualcosa per andare avanti. Io sono partito e non sapevo fare nulla. Piano piano ho imparato a lavorare prima al bar e poi al ristorante. Da lì poi in Scozia ho cominciato a essere un manager. Poi ho cominciato a viaggiare il mondo sulle navi da crociera. Poi ho lavorato anche a Miami, negli Stati Uniti, sempre nel campo della ristorazione. Ritornato a Catania, ho seguito quello che veramente era la mia passione, che erano le arti marziali, che mi hanno portato ad essere un allenatore. Questo tipo di allenamento prevede l'uso di oggetti normalmente utilizzati nelle palestre, come pesi e bilancieri. Ampio spazio viene lasciato alla creatività. Infatti si possono utilizzare oggetti di uso comune e inventarne addirittura di nuovi. L'MMA è una disciplina che è nata negli Stati Uniti, che si chiama appunto Mixed Martial Arts. MMA è un acronimo per questo nome, arti marziali miste. Erano gli anni 90, nacque per la domanda di dire chi è l'atleta più forte, uno che fa pugilato, uno che fa lotta. Da questa idea due siciliani di origine, i fratelli Zuffa, crearono questo campionato negli Stati Uniti dove il premio era $10,000 e chiunque poteva entrare in questa gabbia, al posto del ring c'era una gabbia. Ovviamente è uno sport di contatto e quindi uno sport da combattimento, quindi ovviamente ad alti livelli, a livelli agonistici, c'è il rischio di farsi male. Se lo fai come libero sport,
come difesa personale, come fitness, non c'è alcun rischio di farsi seriamente male. Il mio sogno più grande è di portare i miei ragazzi a gareggiare nei migliori tornei mondiali di questa disciplina, ma soprattutto che siano delle persone felici nella vita e che siano felici di quello che hanno e per quello che sono nello spazio che riescono a trovarsi nel mondo.